Si dice che a Ulthar, oltre il fiume Sky, nessuno può uccidere un gatto. E posso credere vero ciò, mentre lo fisso accoccolato a fare le fusa davanti al camino. Poiché il gatto è enigmatico e affine a quelle sconosciute cose che gli uomini non possono vedere. È lo spirito dell'antico Egitto e depositario dei racconti giunti dalle città dimenticate delle terre di Moroe e Ophir. È parente dei signori della giungla ed erede dei segreti dell'Africa oscura e inquietante. La Sfinge è sua cugina ed esso parla la sua lingua, ma è più antico della Sfinge e ricorda ciò che essa ha obliato. A Ulthar, prima che i notabili proibissero l'uccisione dei gatti, abitavano un vecchio fittavolo e sua moglie, i quali si dilettavano a intrappolare e a uccidere i gatti dei vicini. Perché facessero ciò, non lo so. Tranne che molti detestano i miagolii notturni dei gatti e considerano nefasto che i gatti all'imbrunire si aggirino furtivamente nei cortili e nei giardini. Tuttavia, qualunque fosse la ragione, quel vecchio e sua moglie provavano piacere nel catturare e uccidere ogni gatto che si avvicinasse alla loro stamberga. E da alcuni suoni che s'udivano dopo il crepuscolo, molti degli abitanti del villaggio immaginavano che il modo in cui uccidevano fosse piuttosto particolare. Eppure, gli abitanti del villaggio non parlarono mai di tali cose con il vecchio e con sua moglie. Per via dell'abituale espressione sulle loro facce avvizzite e per il fatto che il loro cottage era talmente piccolo e così cupamente nascosto sotto i rami delle querce che si propagavano dal retro di un terreno abbandonato. In verità, sebbene i proprietari di gatti detestassero quegli strani tizi, ne erano ancor più intimoriti e invece di incolparli come brutali assassini si limitavano soltanto a fare attenzione che nessun adorato animaletto domestico o predatore di topi si dirigesse verso l'isolata stamberga sotto i tetri alberi. Quando per una qualche inevitabile distrazione un gatto spariva e s'udivano lamenti dopo il tramonto, chi l'aveva perso si lagnava impotente o si consolava ringraziando il fato che non fosse stato uno dei suoi bambini a essere scomparso. Poiché gli abitanti di Ulthar erano persone semplici e non sapevano da dove fossero venuti per la prima volta tutti i gatti. Un giorno, una carovana di singolari vagabondi del sud arrivò sulle strade acciottolate di Ulthar. Avevano la pelle scura ed erano diversi dagli altri tizi girovaghi che passavano per il villaggio 2 volte all'anno. Nella piazza del mercato predicevano sorte in cambio di una moneta d'argento e compravano dai mercanti perline dai colori vivaci. Nessuno sarebbe stato capace di dire quale fosse il paese di quei vagabondi, ma fu notato che recitavano strane preghiere e che c'erano dipinte sui fianchi dei loro carri bizzarre figure, con corpi umani e teste di gatti, di falchi, di arieti e di leoni. E il capo della carovana portava un copricapo con 2 corni e un curioso disco fra questi. In quella particolare carovana c'era un ragazzetto senza né padre né madre, ma con solo un micetto nero a cui badare. L'epidemia non era stata buona verso di lui, ma se non altro gli aveva lasciato quella cosetta pelosa per alleviare la sua tristezza. E quando si è molto giovani è facile trovare conforto nelle vivaci moine di un gattino nero. Così che il ragazzo che quella gente scura chiamava Menes stava più spesso a ridere che a piangere, mentre sedeva giocando con il suo grazioso gattino sui gradini di un carro stranamente dipinto. La mattina del 3° giorno della permanenza dei girovaghi a Ulthar, Menes non trovò il suo gattino. E siccome scoppiò in singhiozzi nella piazza del mercato, alcuni abitanti del villaggio gli raccontarono del vecchio e di sua moglie e dei lamenti che s'udivano di notte. E quando egli sentì quelle cose, il suo piagnucolare lasciò il posto alla riflessione e alla fine alla preghiera. Levò le braccia verso il sole e pregò in una lingua che nessun abitante del villaggio poté comprendere, anche se in realtà gli abitanti non si sforzarono di capire, visto che la loro attenzione era rivolta verso il cielo e le strane forme che le nuvole stavano assumendo. Era davvero singolare. Ma nel momento in cui il ragazzino mormorò la sua supplica, esse sembravano prendere l'aspetto nel cielo di indistinte, nebulose figure esotiche, di ibride creature incoronate da dischi a due corni. La natura è colma di simili illusioni per impressionare la fantasia. Quella notte i girovaghi lasciarono Ulthar e non furono più rivisti. E i capi famiglia furono turbati quando notarono che in tutto il villaggio non vi era più un solo gatto. Da ogni focolare era sparito il gatto domestico. Gatti rossi e piccini, neri, grigi, striati, gialli e bianchi. Il vecchio Cranon, il borgomastro, giurò che i tizi scuri avevano portato via tutti i gatti per vendicare l'uccisione del gattino di Menes. Ed egli maledisse la carovana e il ragazzino. Ma Nif, il magro notaio, affermò che fosse più facile sospettare di persone come il vecchio Fittavolo e sua moglie, poiché il loro odio verso i gatti era ben noto e diventava sempre più sfacciato. Tuttavia, nessuno osò protestare contro la sinistra coppia, neppure quando il piccolo Atal, il figlio del locandiere, giurò di aver visto al crepuscolo tutti i gatti di Ulthar nel campo maledetto sotto gli alberi, che andavano avanti e indietro molto lentamente e solennemente in circolo intorno al cottage, in fila per due, come se stessero compiendo un qualche ignoto rito bestiale. Gli abitanti del villaggio non sapevano se credere o meno a un così piccolo ragazzo. E sebbene temessero che la demoniaca coppia avesse ammaliato i gatti causando la loro morte, preferirono non affrontare il vecchio Fittavolo finché non l'avessero incontrato fuori dal suo tetro e ripugnante cortile. E così Ulthar andò a dormire in preda all'impotente rabbia. E quando la gente all'alba si ridestò, prodigio! Tutti i gatti erano tornati al loro solito focolare. Grossi e piccini, neri, grigi, striati, gialli e bianchi, nessuno era sparito. Apparivano con il pelo assai lucido e belli grassi e facevano sonore fusa soddisfatte. I cittadini si consultarono l'un l'altro sulla faccenda e si meravigliarono non poco. Il vecchio Cranon insistette di nuovo che erano stati quei tizi scuri ad averli presi, visto che i gatti non erano mai tornati vivi dal cottage del vegliardo e di sua moglie. Ma tutti concordarono su una cosa: che il rifiuto di tutti i gatti di mangiare la loro porzione di carne o di bere i loro piattini di latte era estremamente curioso. E per 2 giorni interi i lucidi, pigri gatti di Ulthar non vollero toccare cibo, ma soltanto sonnecchiare vicino al fuoco o al sole. Passò un'intera settimana prima che gli abitanti del villaggio notassero che al crepuscolo nessuna luce compariva alle finestre del cottage sotto agli alberi. Allora il magro Nif osservò che nessuno aveva più visto il vecchio e sua moglie dalla notte in cui i gatti erano scomparsi. Nel giro di un'altra settimana il borgomastro decise di vincere le sue paure e di far visita alla stranamente silenziosa abitazione per una questione di dovere, anche se nel farlo fu prudente, portando con sé il fabbro Shang e il tagliapietre Tull come testimoni. E quando buttarono giù la fragile porta, trovarono solo questo: 2 scheletri umani perfettamente ripuliti sul pavimento davanti al camino e un gran numero di insoliti scarafaggi che strisciavano negli angoli bui. Successivamente ci fu un gran discutere fra i notabili di Ulthar. Zaff, il medico legale, discusse a lungo con Nif, il magro notaio, e Cranon, Shang e Tull furono sommersi di domande. Persino il piccolo Atal, il figlio del locandiere, fu interrogato minuziosamente e ricevette un dolce come ricompensa. Parlarono del vecchio Fittavolo e di sua moglie, della carovana di girovaghi scuri, del piccolo Menes e del suo gattino nero, della preghiera di Menes e del cielo durante quella preghiera, dei comportamenti dei gatti nella notte della partenza della carovana e di quello che poi fu trovato nel cottage sotto i tetri alberi nel ripugnante cortile. E alla fine i notabili approvarono quella famosa legge di cui parlano i mercanti di Adeg e sulla quale discutono i viaggiatori a Nir. Ossia, che a Ulthar nessuno può uccidere un gatto.